Amici miei, come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale. Io sono Luca e oggi vediamo una cosa che andiamo a montare qua sotto. Ok ragazzacci, allora, già come vedete c'è qualcosina qui, già vedete i LED qui, qui alcuni raccordi, adesso li vediamo. Però prima, allora, come sapete sto cercando di farlo tutto low budget e low cost, quindi praticamente questo che vedete qui è del PVC espanso che ho comprato su AliExpress, ok? E mi è costato credo 6 fogli di dimensione più o meno A4, 15 euro compresa la spedizione, quindi devo dire abbastanza bene, da 0,5 non si piega, come potete vedere è abbastanza resistente, è ritagliato abbastanza bene, ovviamente come vedete ci sono alcune parti che non sono ritagliate proprio bene al 100%, però non fa niente, ci interessa fare una cosa low cost, quindi questo io nell'altro video l'ho chiamato PVC, l'ho chiamato Forex, ma Forex ovviamente è la marca, una delle più famose che produce PVC espanso. Quindi PVC espanso comprato su AliExpress 15 euro. Tutti questi raccordi che dopo vi ho detto che vediamo più o meno mi sono costati un 6 euro, qualcosa del genere. E insieme anche al tubo di silicone, ok, che mi servirà poi per alimentare l'agiscrubber. I raccordi di PVC li sto riciclando dal vecchio agiscrubber, quindi ci sono un paio di tubi PVC. I LED anche vengono da una vecchia striscia di LED che avevo io e onestamente vi ho risparmiato tutto quello che è la saldatura e l'incollaggio di queste strisce LED, perché sarebbe stato un video lunghissimo. Immaginate voi saldare e incollare, siliconare bene le strisce LED in modo che non entri acqua. Oltretutto, non so se notate, abbiamo messo dei vediamo se mi viene il nome, tubo termosaldante, se non mi sbaglio, in modo che l'acqua appunto non entri e non faccia contatto con le saldature e neanche con la parte posteriore dei LED, ok? Questo perché portano dei, come vedete qui, dei punti in rame, ok? Che appunto se appunto fanno contatto con l'acqua possono fare cortocircuito, quindi in questa maniera abbiamo cercato di isolarli. Come vedete, in una ci sono molte strisce LED, ci sono più o meno, no, ci sono 10 strisce LED qui. E qui ne abbiamo di meno, abbiamo 2, 4, 6 strisce LED. Questo perché? Perché mi era finita la striscia LED, come vi ho detto, sto riciclando, quindi più o meno avrò una potenza totale di 32 watt, se non ricordo male. Più o meno ogni LED di queste strisce è da 0,2 watt, quindi su questa sono 10 strisce e ogni striscia ha 9 LED da 0,2. E qui sono 8, 6 strisce e 5 ne hanno 9 e una ne ha 2, 4, 6, quindi più o meno arriviamo a un 30 watt. Quindi le abbiamo incollate, siliconate bene, ok, non si muovono. Speriamo di non avere problema con questo. L'unico problema che mi può dare è per quanto riguarda l'umidità, perché queste sono delle strisce LED che in teoria sì sono waterproof, però non a immersione. Diciamo che possono diciamo, tranquillamente diciamo, mantenere una buona resa con giusto qualche goccia e un po' di umidità, però poi se diventa troppa può dare dei problemi. Come vedete, infatti l'ho siliconata praticamente dappertutto. Ho usato silicone caldo, quindi c'è praticamente la classica colla a caldo che si utilizza anche per altre cose. Come vedete, quindi questa parte già l'abbiamo montata, più o meno, questi due pannelli laterali, casomai adesso vi lascio in sovraimpressione un video dell'effetto che si vede con queste strisce LED, in totale abbiamo detto 30 watt, sono tutte collegate in serie, quindi nessun problema. E adesso quello che dobbiamo fare è costruire la base e i laterali. Come vedete abbiamo i fogli di PVC espanso qui, quindi quello che facciamo adesso è prendere le misure, vi lascerò a schermo anche più o meno un'indicazione generale di come farò il montaggio, ok?
ovviamente non ho usato AutoCAD, molto probabilmente avrò utilizzato Paint per fare questa cosa, perché l'ho fatta in modo rapido, perché io già ce l'ho in testa, e quindi giusto per farvi capire a voi come andrà. E niente, ci mettiamo all'opera con il taglierino, con un cutter. Semplicemente possiamo tagliare questi strati di PVC espanso, perché sono da 0,5 e sono abbastanza semplici da tagliare con un cutter. Quindi inizio a mettere all'opera e lo iniziamo a montare. Ovviamente, per fare l'incollaggio del PVC espanso abbiamo bisogno di colla, ok, per PVC. Io utilizzerò questa. Se avete Tangit potete utilizzare il Tangit tranquillamente. Questa è come il Tangit, ho questa e uso questa. E come vedete ci manca un pezzo importante, perché sì, abbiamo quasi tutto, però ci manca la classica rete che va sugli AlgiScooper. Ne ho un pezzettino qui. Però sto aspettando che mi arrivi una rete nuova, perché praticamente dovrà coprire quasi tutto. Diciamo che con questa già copre abbastanza, però voglio sfruttare al meglio tutta la luce. Quindi mi arriverà una rete a breve, spero, sempre con AliExpress. Quindi vediamo se mi arriva in tempo, se no altrimenti iniziamo a fare il montaggio e vediamo che ne esce fuori, e poi dopo aggiungiamo la rete. Detto questo, mi metto all'opera. Ok ragazzi, allora non vi preoccupate se nel video vado velocissimo per quanto riguarda appunto le immagini, però cercherò di spiegarvi quanto più possibile a voce per farvi capire, anche perché se avessi fatto un video dove facevo vedere tutto sarebbe durato un'infinità. E, come vedete qui più o meno sto prendendo le misure, sto tagliando i pannelli a misura, ok? Come vedete semplicemente marco dei punti una volta che ho preso la misura, e poi con un altro pannello in PVC espanso mi aiuto per effettuare il taglio in maniera quanto più dritta possibile, ok? Abbiamo fatto sia i tagli per la parte inferiore e per la parte superiore, e anche i tagli per i due laterali, siccome per i pannelli appunto diciamo laterali più grandi dove andranno le luci già ce li abbiamo montati e utilizzeremo tutto il pannello. Semplicemente ragazzi, questa operazione di ritaglio non mi impiega più di una mezz'oretta, e una volta ottenuti i tagli, i due laterali, diciamo che ho preso le misure centrali dei laterali per poi fare diciamo l'incavo che poi andrà a alloggiare il tubo di PVC contenente poi la maglia diciamo che andremo a utilizzare per l'AlgiScrubber. Quindi semplicemente con un cutter ho cercato quanto più potessi di fare una cosa precisa, però gli attrezzi sono quelli che sono. Al massimo queste parti verranno levigate, però più o meno è venuta una cosa abbastanza decente, poi dopo in seguito si possono levigare. E una volta appunto ottenuto tutti e due i laterali, ho anche fatto diciamo i ritagli per quelli che sono gli scarichi che avrà l'AlgiScrubber: uno scarico da 32 e uno scarico da 25. Quello di 32 sarà il più basso, che mi aiuterà a far scendere più acqua possibile appunto dall'AlgiScrubber. E come vedete appunto, semplicemente facendo degli intagli possiamo posizionare diciamo i tubi in PVC. Non vi preoccupate se vi viene leggermente male il buco, cioè il buco diciamo che non è un problema, perché poi dopo andranno le guarnizioni come vedete e non ci sarà nessun problema per eventuali perdite. Una volta appunto diciamo allestito quasi il tutto, passiamo all'incollaggio. Semplicemente ragazzi, ho posizionato i pannelli in PVC e con la colla sono diciamo andato a passare il pennello contenente la colla su tutte diciamo le giunture in modo da incollarlo nella migliore maniera possibile, e come appunto abbiamo fatto con la parte diciamo bassa, che più o meno avrà tardato 30 secondi in incollarsi, abbiamo fatto la stessa cosa con il primo laterale, ok, quello senza diciamo i tubi di scarico. Stessa cosa, l'ho posizionato, ho mantenuto un attimo fermo e bene in linea, e poi anche nel lato interno, come vedete, ho passato della colla per evitare appunto che ci fossero delle perdite sulle giunture. Una volta fatto questo, passiamo per il terzo lato, ok, il secondo lato laterale, e semplicemente anche qui preso un po' le misure per come doveva andare, messo colla, e una volta piazzata la colla ho diciamo appoggiato sopra il pannello di PVC con gli scarichi, e semplicemente ho lasciato incollare più anche qui una trentina di secondi, è bastato per far incollare il tutto con la colla per PVC. Come vedete già lo sto maneggiando, e diciamo ho messo altra colla sulla parte posteriore e anche nella parte interna in modo da appunto diciamo chiudere tutte le giunture e non avere problemi di perdita d'acqua o di luce.
L'ultima parte, ragazzi, quello che vi consiglio qui, che è un errore che ho fatto io, diciamo che non è un errore grave, però è quello di applicare oltre alla colla qualcosa che mantenga stretto l'algiscrubber nel momento in cui appunto andiamo ad incollare. Io, come vedete, qui sto applicando colla su tutto il perimetro dell'algiscrubber e poi ho piazzato il pannello nella miglior maniera possibile, mantenendolo, diciamo, con le mani stretto. Ovviamente questo il problema che ha è che non riusciamo a dare una buona pressione su tutta la lunghezza del pannello e quindi ci si possono creare delle falle. Una volta fatto questo, ragazzi, praticamente l'algiscrubber è terminato e abbiamo perlomeno terminato la prima parte dell'algiscrubber e semplicemente l'ho lasciato asciugare e adesso vediamo il risultato. Bene ragazzi, ora dopo aver fatto un casino qua sopra, il risultato semifinale è questo qui, quello che vedete qui. Devo dire, non male. E ovviamente ragazzi, non sono un artigiano, non sono un ingegnere, non ho gli attrezzi giusti, ho solamente un cutter e un po' di colla. Però credo che sia venuto fuori una cosa molto molto figa e abbastanza, diciamo, in linea con quello che volevo. E adesso lo accendiamo così vediamo l'effetto che fa. Ovviamente, come vedete, queste parti qui sono parti che devo limare con un po' di carta vetro. Questa si può limare tranquillamente. Lo metto sotto sopra perché la colla sta ancora facendo effetto. In teoria non dovrei neanche toccarla, però le vedete queste piccole parti qui? Queste qui non si vedranno più perché la colla praticamente diventerà trasparente e bianca come l'ATS, quindi sì, cavoli, al massimo ci possiamo dare una botta con del solvente in modo che da eliminare un po' di colla che c'è in più, però onestamente a me non mi interessa. Questa colla non è tossica per l'acquario, non è tossica per la vasca, quindi la facciamo seccare e poi ci vediamo fra poco per l'accensione delle luci. Ok ragazzoni, allora lo attacchiamo giusto per vedere l'effetto che fa. C'ho la spina qui, ovviamente tutto leggermente provvisorio. E mamma mia, io credo che vada più che bene. Non ci sono perdite di luce nel laterale, vediamo un po', spegniamo la luce. Ok, sì, c'è qualche perdita di luce laterale, ma queste le possiamo, diciamo, fare un po' più strette e stringere di più in modo che non ci siano perdite. Non mi sembra per niente male come è venuto fuori. Al massimo qui ci metterò un'altra striscia di PVC espanso. Credo che ci sia abbastanza illuminazione all'interno. Mi sto bruciando gli occhi, non ne avete idea. 30 watt di luce, credo che inizi che vadano bene. Un'altra cosa che non so se vi ho detto, come ho posizionato i LED. Io l'ho posizionato in questa maniera perché qualora volessi togliere questi due pannelli o comunque sostituirli e mettere un altro tipo di luce, posso fare delle incisioni col cutter lungo, diciamo, tutta la parte esterna e praticamente sostituire le luci con altre luci, soprattutto quelle là fammi vedere se mi viene il nome, plafoniera, affaretto, ecco, quelle là affaretto, che sicuramente sono meglio per lo scopo, però io sono andato sul risparmio questa volta. Non male, come vedete anche i tubicini lì non arrivano neanche all'altezza dei LED, quindi questa è una cosa ottima perché qualora si dovesse riempire per troppo pieno l'ATS non andrebbe a toccare i LED. Quindi molto molto bene, sono abbastanza contento del risultato finale. Come ho detto, devo fare un paio di levigazioni qui lì. Questa qui adesso la risolvo cercando di chiuderlo un po' meglio, questo lato qui e l'altro lato lì. Forse avrei dovuto tenerlo un po' più stretto per più tempo, però va bene così, ragazzuoli, casomai se lo fate mantenetelo più stretto in quella posizione lì, casomai applicate dello scotch, del nastro isolante, quello che volete. E nada más, gente, per questo video è tutto. Ci vediamo settimana prossima con la seconda parte del filtro ATS perché sto ancora aspettando i pezzi e quindi lo finiamo settimana prossima. E nada más, gente, come dico sempre, spero che il video vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video. Oh.